Quindi mi concentrerò soprattutto su quello che è il romanico pisano, come è presente nel nostro territorio, dove, facendo alcuni degli esempi più importanti che si trovano nel territorio. Provo a far partire la presentazione, questa è la parte tecnica che più mi spaventa, vediamo se ci riesco senza fare gravi errori. Ok, ci dovremmo essere. Prima di parlare proprio del Pisano, volevo molto velocemente fare una breve introduzione su quello che è stato definito, cosa si intende per romanico, e anche inquadrarlo un pochino da un punto di vista anche storico e non solo, perché ci aiuta meglio a capire poi come questo romanico, tutto tondo, in tutti i sensi, sia stato poi espresso da quelle che sono poi soprattutto delle strutture ecclesiastiche, quindi chiese, abbazie, cattedrali e così via. La prima definizione di romanico è molto relativamente recente, perché è stata data da dei medievalisti francesi nel XIX secolo, però ci si riferiva in particolare ad una arte riconosciuta come europea ed inquadrata in particolare nei secoli XI e XII. Si pensava, si definiva come romanico, quell'arte che riprendeva i metodi costruttivi, soprattutto, relativi all'antichità romana, e si faceva anche un'analogia con l'affermazione delle lingue neolatine, quindi delle lingue neoromanze, quasi a limitare, quindi lo sviluppo dell'arte romanica in un'area geografica che andava a combaciare con queste, lingue neolatine. Oggi invece sappiamo che questa definizione è abbastanza riduttiva. Qui a destra c'è una mappa che fa vedere un po' dove si è diffuso il romanico in Europa. E vediamo che quindi i conti non tornano esattamente con la definizione che è stata data in un primo momento. Innanzitutto, il romanico riceve stimoli e suggestioni di aree culturali molto diverse tra di loro. Si diffonde in paesi, anche nel nord Europa, e quindi in paesi che non sono di lingua neoromanza, quindi sono paesi di lingua germanica, ad esempio. Quindi diciamo che la prima definizione sicuramente non torna esattamente con quella che è la realtà della diffusione del romanico. È vero che è un primo linguaggio artistico a livello europeo, anche se non presenta dei caratteri stilistici uguali ovunque e nello stesso periodo. Non si ha la ripetizione quindi degli stessi modelli in tutto il territorio dove si diffonde il romanico. Per fare un esempio, anche se non è stata un'arte che si è diffusa in tutta l'Europa, l'arte bizantina che si diffonde in un'area relativamente più circoscritta per quanto riguarda l'Europa, però ripeteva continuamente gli stessi modelli ovunque. Questo non accade con il romanico, anche perché il romanico è il frutto di uno scambio continuo delle esperienze degli artisti che provenivano da un'area molto vasta, dall'Europa e da buona parte dell'area mediterranea. Comunque poi si usa il termine romanico in particolare per l'architettura, la decorazione architettonica e la scultura. È un'arte che è in continuo divenire. Praticamente cerca sempre nuove soluzioni e vengono adattate sempre alle varie località. Quindi si sviluppano linguaggi romanici molto diversi tra loro a livello nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'Europa del Nord, ma per quanto riguarda l'Italia, per la situazione del particolarismo italiano, si vengono proprio a sviluppare dei linguaggi romanici locali, regionali, e il romanico pisano ne è un ottimo esempio, anche se poi dalla nostra area, dall'area pisana vera e propria, si è diffuso in un'area ben più vasta. Qui ho voluto fare alcuni esempi di quello che è il romanico in Europa, quindi strutture che sembrano apparentemente così diverse tra loro sono in realtà l'espressione di uno stesso stile artistico, il romanico appunto. C'è Santo Stefano a Caen in Francia dell'XI secolo, giusto apposto al Duomo di Modena del XII secolo. Sono diversi i materiali e sono relativamente diverse anche le strutture. Quello che accomuna
il romanico, diciamo, sono strutture austere con linee relativamente semplici, e poi è l'espressione di una spiritualità che si va sempre più affermando. Trova la Chiesa, appunto, esprime il suo potere attraverso queste strutture, e si ha un vero e proprio fiorire proprio in questo periodo di cattedrali monumentali in giro per tutta l'Europa. Un altro esempio invece, ulteriormente diverso, è San Michele a Hildesheim dell'XI secolo. Siamo in Germania, stile ottoniano. Questo è, diciamo così, una chiesa particolare, perché se si guarda la piantina qua in basso a destra, vediamo che non ha una facciata questa chiesa, ma è absidata su entrambi i lati, e ci ricorda molto quindi una basilica del nostro territorio, che si rifà proprio alle chiese ottoniane, di cui poi parleremo. Il romanico però non è stato solamente un fenomeno artistico. Si può parlare di romanico, del romanico, o di questo periodo del romanico, quindi dal 1000, come di un vero e proprio risveglio a livello europeo. È stato, come prima cosa, un risveglio economico legato alla produzione agricola, perché si hanno un'agricoltura proprio a partire dall'anno 1000, tutta una serie di innovazioni e di invenzioni, l'aratro, ad esempio, o la produzione agricola, con le rotazioni della produzione in 3 anni, che portano ad un surplus produttivo, che permette quindi non solamente di utilizzare questi prodotti a livello locale, ma proprio di metterli sul mercato e stimolare il mercato. Questo fa da traino a tutta una serie di altre merci, le spezie, le stoffe e così via. Quindi c'è un vero e proprio boom dei commerci, un risveglio economico, una circolazione di ricchezza, che porta con sé poi altre cose, a altri risvolti. È anche un risveglio culturale. Abbiamo l'affermazione delle lingue volgari, spesso a livello nazionale, quindi di una nuova letteratura, e anche di un modo di comunicare parallelo, che sarà molto importante poi per le chiese, la Biblia Pauperum, cioè coloro che non avevano accesso alla letteratura scritta, perché analfabeti, solamente una piccola percentuale della popolazione sapeva leggere e scrivere, le classi più elevate, ma tutti quanti avevano bisogno di comunicare, era fondamentale, e si sceglie questa via, la via delle immagini. E le nostre chiese erano letteralmente ricoperte di immagini, di cicli di affreschi, di pitture, di sculture, niente lasciato al caso, non c'era niente di decorativo, era tutto pensato proprio per la comunicazione. Quindi la struttura stessa della chiesa, della basilica e così via, era comunicazione in ogni minimo dettaglio. È un risveglio politico, perché questo boom economico porta al nascere di una nuova classe sociale, la borghesia, e la borghesia ha bisogno di esprimere il suo nuovo status. Si affianca talvolta, anzi supera, come importanza anche economica, se non altro, la classe che era prima dominante, la classe nobiliare. Quindi c'è una nuova edilizia, e le città si trasformano completamente, non sono più solamente un luogo dove la popolazione va a cercare riparo e difesa in caso di attacchi da nemici e così via, ma diventano luoghi di vera e propria sperimentazione architettonica, così come diventano le chiese e le cattedrali, che diventano un po' il fulcro di queste nuove città. E in questa situazione Pisa che cos'è? A partire dall'XI secolo Pisa diventa una delle città più ricche e più potenti non solo dell'area mediterranea, ma dell'Europa intera. È stata considerata una delle 4 principali repubbliche marinare, domina una vastissima area del Mediterraneo, Corsica, Sardegna, Sicilia, Isole Baleari, quartieri delle città principali del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, in Siria, a Costantinopoli, il secondo patriarca cristiano di Gerusalemme, l'arcivescovo Dagoberto da Pisa, quindi un ruolo politico riconosciuto a livello internazionale. Si considera Pisa una continuazione dell'impero romano, Pisa Nuova Roma, Altera Roma. La popolazione è costituita non solamente da persone locali, ma è costituita da persone che vengono da tutto il bacino mediterraneo e da buona parte dell'Europa, e anche maestranze,
quindi, che arrivano da tutta quest'area molto, molto vasta. In questo crogiolo di culture, di gusti che si incontrano, che si innestano, nasce un nuovo linguaggio architettonico. Quindi il fiorire del romanico a livello europeo a Pisa ha una declinazione locale come il romanico pisano. Questo viene espresso soprattutto dalle strutture ecclesiastiche del territorio, che non sono semplicemente magari chiedi o monasteri isolati, ma diventano proprio luoghi di accentramento insediativo. Quindi intorno a queste strutture nascono dei borghi e anche delle città. Tutto all'interno di una rete di pieve e di castelli molto diffusa, e soprattutto l'area che va da Pisa al Monte Pisano, quindi che guarda verso Lucca, diciamo così, una zona molto ricca anche dal punto di vista di produzione agricola e strategica dal punto di vista militare, è tutto un fiorire di questi incastellamenti e di pievi. Le tipologie religiose che si vanno a sviluppare sono principalmente tre, e già qui allarghiamo quel periodo storico che era stato individuato dai medievalisti francesi, cioè quindi non più XI-XII secolo, ma dal X al XIV secolo. Ci sono le pievi, l'esempio che faccio qui è la pieve di San Martino a Palaia, che è del XIII secolo, non ha molto, se non proprio niente, di romanico pisano, però è un ottimo esempio comunque di romanico, anche se ci sono forti innesti gotici. Le pievi seguono poi il modello dato dalla cattedrale di Pisa. Innanzitutto vengono collocate di solito a valle, quindi in un luogo strategico per svolgere il loro ruolo amministrativo. Non erano semplicemente luoghi di culto, ma erano proprio luoghi che amministravano un vasto territorio circostante. Hanno un impianto longitudinale, sono suddivise in tre navate da delle arcate che poggiano su colonne e pilastri, hanno uno o più absidi rivolte verso est, e i soffitti sono fatti in legno, con le travi accapriate per quanto riguarda la navata centrale. Quelle laterali invece di solito, ma non sempre, sono muratura, quindi a volte. E spesso si utilizza materiale di recupero, materiale che proviene un po' dal territorio, ma da una vasta area del Mediterraneo. E anche su questo poi torneremo. Quindi questi, diciamo così, sono gli elementi base delle pievi presenti nel nostro territorio costruite in questo periodo. Le altre due tipologie di strutture ecclesiastiche sono quelle degli edifici parrocchiali di patronato privato, e qui faccio l'esempio della chiesetta di San Martino al Bagno, Oliveto Terme, dell'XI-XIII secolo, quindi dimensioni molto più ridotte, dimensioni modeste, aula unica e soffitto a capriate. Poi ci sono le chiese monastiche, che è la terza tipologia. L'esempio che faccio qui è quello di San Francesco a Pisa del XIII secolo, ma sono presenti anche fuori dalla città, e se sono fuori dalla città di solito non sono nella parte pianeggiante, ma si trovano a mezza costa sul monte, quindi in luogo dove si possono difendere bene anche dalle piene dei fiumi. Hanno una pianta a croce commissa, cioè la famosa T della croce del Tau, un'unica navata, erano pensate proprio come piazze coperte per accogliere folle di fedeli, e soffitto a capriate, di nuovo, anche in questo caso. I materiali che vengono utilizzati sono quasi sempre materiali del territorio. Quindi per quanto riguarda più strettamente l'area del Pisano, abbiamo il calcare di San Giuliano, che viene dal monte Pisano, considerato proprio un marmo. Abbiamo il verrucano, che questo viene dal monte Pisano, e di cui sono fatte moltissime chiese, ed è fatta praticamente gran parte della Pisa medievale, e la pietra panchina, che proviene invece dall'area della costa tra Livorno e Castiglioncello. Nel Volterrano, invece, nella Valdera, si ha l'utilizzo di una pietra panchina di produzione invece locale, e di cosiddetto tufo di Pignano, che anche se poi in realtà tufo vero e proprio non lo è. Il romanico pisano
Si diffonde un po', vi dicevo, in un territorio piuttosto vasto. E qui faccio alcuni esempi delle, di strutture fortemente ispirate al romanico pisano, in particolare a quel romanico pisano che poi vedremo, è stato dettato dalla cattedrale, dalla costruzione della cattedrale di Pisa. Si sviluppa a partire dall'undicesimo secolo, riguarda soprattutto l'edilizia religiosa. Gli elementi ricorrenti sono quelli che vediamo già in queste due immagini. L'arcata cieca, soprattutto nella parte, nel registro inferiore delle facciate, la presenza di losanghe e o oculi e croci, tre portali, sempre nel registro ovviamente inferiore, della facciata e una bifora al centro del registro superiore. Fuori da Pisa, questi elementi si ritrovano su strutture a Lucca, Pistoia, Arezzo, sulla costa toscana, in Corsica, in Sardegna, in Calabria, in Puglia, nel Levante Ligure e così via. Gli esempi che vedete qua sono San Giovanni Fuori Civitas a Pistoia, in alto a destra, dove è chiarissima la dicromia che si rifà appunto alla cattedrale pisana, l'arcata cieca ripetuta su tre livelli. Sotto questi archi ciechi sono ben visibili anche le losanghe, mentre in basso, al centro, c'è la cattedrale di Cagliari del XIII secolo, che sembra una copia della facciata della cattedrale di Pisa. Quindi una pietra chiara, a ricordare il calcare di San Giuliano, l'arcata cieca alla base, i tre portali e le loggette nella parte alta della facciata nel registro superiore. Qua ci sono altri esempi, il Duomo di San Martino a Lucca, in questo romanico pisano lucchese, anche qui i tre portali, il loggiato nella parte superiore, l'arcata cieca ripetuta per tutta la lunghezza qua sul lato sinistro. Poi abbiamo la Santa Trinita da Regno invece dalla parte destra, siamo in Corsica, XII secolo, il richiamo alla dicromia, alle arcate cieche, a questi archetti pensili, la bifora qua in alto, mentre al centro abbiamo la cattedrale di Troia in Puglia del XII secolo, anche qui una pietra chiara, l'arcata cieca, le losanghe. E qual è questo romanico pisano espresso dalla piazza del Duomo, dal Prato dei Miracoli? Qui abbiamo una foto d'insieme della nostra piazza, dove si vedono i principali monumenti, quelli che proprio sono in stile romanico pisano. Quindi la prima ad essere stata costruita, la cattedrale, nel 1063 o 1064, il battistero segue nel 1152, 100 anni all'incirca dopo, segue dopo il campanile, la famosa torre pendente, e poi a chiudere il lato nord della piazza, il Camposanto Monumentale. Siamo negli anni 70 del 1200. Andiamole a vedere nel particolare. Allora, gli elementi principali di questo romanico pisano li abbiamo visti prima, li ripeto, sono le arcate cieche, le losanghe, le tarsie marmoree, di cui è ricchissima in particolare la cattedrale, ma non solo, la dicromia di ispirazione araba, la cupola che si trova nel punto in cui si incrociano la parte longitudinale della cattedrale ed il transetto, una cupola per quanto riguarda la nostra cattedrale a forma ellittica, quindi un forte richiamo all'arte bizantina, e poi i materiali locali, il calcare di San Giuliano, la panchina livornese. Se guardate la fiancata della cattedrale, sia lato sud che lato nord, a un certo punto sparisce il calcare di San Giuliano e c'è questa pietra marrone, la pietra panchina, appunto. Ci sono poi tutta una serie di materiali importati. Già qua in facciata c'è una colonna in porfido, che ovviamente non ha niente a che vedere con Pisa. Le colonne all'interno della cattedrale sono in granito, non ha niente a che vedere con Pisa. Tutta una serie di pietre dure, semipreziose, che provengono da tutto il Mediterraneo. Qui ci sono alcuni particolari. Sulla sinistra, il loggiato nella parte alta della facciata, che è un forte richiamo al romanico emiliano-lombardo, quindi del nord dell'Italia, e si vede anche un pochino meglio la colonna in porfido qua nel secondo ordine di colonne sulla destra, dove sto muovendo il cursore.
Sulla destra invece in alto vediamo l'ingrandimento di una losanga con tarsia marmorea e richiamo di nuovo all'arte islamica. Qui abbiamo altri fregi sulla sinistra con rappresentazioni zoomorfe, delle rappresentazioni invece antropomorfe e poi delle cose un pochino strane come questa qua sulla destra e altre tarsie marmoree. Sulla destra dello schermo invece ho voluto rappresentare l'unico bacino ceramico presente sulla nostra cattedrale. Dei bacini ceramici poi ne parleremo perché sono veramente fondamentali per quel romanico pisano non dettato dalla cattedrale, ma da un'altra chiesa importante del nostro territorio. Purtroppo quello che resta di questo bacino è ben poco, resta solamente qualche frammento, la parte giallo-arancione è quella che è stata ricostruita e si trova sul lato sud della cattedrale, quella che guarda, diciamo, la Fontana dei Putti. In un particolare dell'arcata cieca, quindi il registro inferiore della facciata della cattedrale, con i tre portali in bronzo che sono stati rifatti dopo l'incendio del 1595, quello centrale narra la vita della Vergine, perché la cattedrale è dedicata alla Vergine, Santa Maria Assunta, quelli invece laterali, la vita del Cristo, sono ad episodi come un fumetto e chiunque poteva leggerli ed interpretarli attraverso immagini e di simboli. Sono un po' da considerare una Wikipedia del 600, perché si rappresentavano anche quelle cose esotiche che non si potevano vedere dal vivo, quindi si va dal rinoceronte all'unicorno, dal pomodoro allo zucchino e così via. Questo invece è un particolare del transetto sud con una ricchissima serie di tarsie marmoree, è la parte che deve essere ancora pulita e restaurata, come si vede bene. Quindi questi sono, diciamo, gli elementi principali di questo romanico pisano dettati dalla piazza del Duomo, da questo nuovo stile attraverso cui Pisa deve dimostrare la propria potenza, la propria ricchezza e di essere città cosmopolita anche. Gli altri elementi che si trovano anche sugli altri monumenti della piazza, come il battistero in alto a destra, dove si vedono in basso l'arcata cieca, la bicromia e queste loggette che richiamano un po' le loggette praticabili della facciata della cattedrale, che sono in questo caso però di chiara matrice gotica, quindi un'aggiunta di un secondo momento, ma ci si rifà a quello stile appunto che ormai si era affermato per mantenere un'armonia all'interno della piazza. E poi sulla sinistra invece l'arcata cieca del Camposanto, del lato sud, con il richiamo alla bicromia sugli archi dell'arcata cieca. Campanile più famoso al mondo, la torre pendente, si vedono le loggette di richiamo appunto Emiliano Lombardo nella parte alta e nella parte bassa l'arcata cieca e le losanghe. Ci sono poi molte chiese, soprattutto in città, che si rifanno a questo stile dettato dalla nostra cattedrale. Ne faccio solamente alcuni esempi, non sono tutti quelli che possiamo trovare in città. In alta sinistra abbiamo la chiesa di San Nicola, di nuovo l'arcata cieca, la bicromia, l'utilizzo del calcare di San Giuliano, le losanghe e poi tra l'altro questa chiesa affiancata da un altro campanile pendente, uno dei tre che abbiamo a Pisa, oltre a quello più famoso, la torre pendente, abbiamo il campanile di San Nicola e il campanile di San Michele degli Scalzi, che è un'altra chiesa che si rifà in qualche modo in facciata alla cattedrale. Tra l'altro il campanile di San Nicola sembra la torre pendente rovesciata come un calzino, cioè è all'interno che abbiamo tutta una serie di loggette, bellissime e purtroppo non visitabile, chiuso al pubblico. In basso a destra invece abbiamo la chiesa di San Paolo all'Orto, dove nel registro inferiore il richiamo alla cattedrale di Pisa è chiarissimo. I tre portali, l'arcata cieca, le losanghe, gli oculi e la bicromia e le tarsie marmoree. Altre due chiese, anche se in realtà per quanto riguarda San Michele in Borgo è la parte più bassa della facciata che è la più antica, con la sua bicromia, la parte alta è stata aggiunta nel secondo momento con richiamo chiaramente gotico. Qui abbiamo anche un'edicola realizzata da Lupo di Francesco, siamo alla metà del 300, Lupo di Francesco ha letteralmente dominato i cantieri pisani in questo periodo. Queste sculture sono copie, gli originali si trovano all'interno
del Museo di San Matteo, e sugli originali è chiarissimo, ci sono chiarissime tracce della doratura e, della, e dei colori della policromia originale, perché si coloravano anche le sculture in pietra. Vi dovete immaginare le nostre chiese medievali veramente come un mondo di immagini e di colori. Quindi se la struttura era austera e con linee semplici, in realtà le decorazioni, tra virgolette, perché ripeto, non erano assolutamente solamente decorazioni, erano tantissime e molto evidenti. Considerate che anche i pilastri venivano intonacati ed affrescati, e spessissimo anche i capitelli delle nostre chiese erano colorati e dorati. Purtroppo ci restano pochissimi esempi visibili e non nel nostro territorio. Sulla destra la chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, anche qui è una facciata più tarda rispetto alla cattedrale, siamo nel XIII-XIV secolo, però il richiamo alla nostra cattedrale è evidente. C'è una chiesa su cui mi voglio soffermare invece un attimo, perché è un esempio lampante di quello che intendiamo come romanico pisano se lo si pensa come la fusione di vari stili insieme. Il romanico, richiamo all'Armenia addirittura con le losanghe, le tarsie marmoree in stile arabo, la bicromia araba, la cupola bizantina e così via. Quindi veramente un miscuglio di stili. E questa chiesa che dà questo... questo chiaro esempio, ma ci dice anche che i pisani erano ben coscienti di quello che facevano, e lo facevano apposta probabilmente, è la chiesa di San Paolo a Ripadarno, definita Duomo Vecchio, perché si pensava che fosse consacrata come cattedrale prima della cattedrale attuale. In realtà non è così, si chiama Duomo Vecchio perché il vescovo celebrava qui le messe in attesa che la cattedrale venisse consacrata. San Paolo a Ripadarno, data IX-X secolo, nel XII secolo è stata ampliata su modello della cattedrale, gli è stata data però una pianta a croce commissa, quindi non ha un transetto con un'abside, quindi non a croce latina come la cattedrale, però ha le sue tre navate, ha una cupola all'incrocio sul transetto proprio come la cattedrale, ha i tre portali in facciata, la bicromia, le loggette nella parte alta della facciata, anche se la facciata poi è stata finita nel XIV secolo, ed è proprio la facciata l'elemento intrigante. Andiamola a vedere nei dettagli. Allora, questa immagine rappresenta l'arco cieco che si trova proprio sopra il portale centrale, e come vedete ai lati di questo arco ci sono le immagini di due Madonne, di due Vergini. Quella sulla sinistra, che è il lato nord della chiesa, è chiaramente una Vergine in stile bizantino, sembra proprio un'icona bizantina nella fissità, nella quasi piattezza, nella immobilità delle linee delle vesti. Quella invece sul lato opposto è una Vergine di chiara matrice romanica, quindi di gusto occidentale, panneggio mosso, i volumi del corpo sono molto più evidenziati, anche un po' il movimento, se vogliamo, si accenna ad un movimento con questa mano e così via. C'è una contrapposizione, Occidente sulla destra, Oriente sulla sinistra. Guardiamo cosa accade dopo. Eccola qua, sulla destra in alto vedete l'immagine della Madonna in stile, diciamo, bizantino, affiancata sulla sinistra da arcate cieche dove l'arco è a tutto sesto, quindi tipico arco di gusto occidentale, romanico. Guardiamo cosa accade invece sul fianco destro della Vergine in stile romanico, quindi occidentale, abbiamo degli archi, a sesto definiamolo acuto, in realtà sono archi di chiaro gusto arabo, quindi orientale. Quello che abbiamo sulla facciata di San Paolo a Ripadarno è un vero e proprio chiasmo, un incrocio di linee e di gusti. Qui ho giusto apposto le due immagini, chiedo scusa per la... diciamo così, scarso gusto di stile, diciamo, però si capisce chiaramente quello che volevo fare. Guardate, sulla destra la Madonna romanica opposta agli archi romanici sulla sinistra,
e la Madonna in stile orientale di gusto bizantino, opposta agli archi invece di stile orientale arabo. Un incrocio di stili. I pisani erano ben coscienti di essere un crogiolo di culture, che questa ricchezza di culture diverse che si incontravano poteva dare luogo a cose fantastiche, ad una città ricchissima che si basava sui commerci, in particolare con queste diverse culture, ed anche a gusti assolutamente originali che da Pisa poi prendono la strada del Mediterraneo, in tutta l'area di egemonia pisana. Però prima dello stile romanico pisano dettato dalla cattedrale, che è quello più raffinato e che esprime una grandissima opulenza, era già presente uno stile romanico relativamente più semplice, ma assolutamente affascinante, e lo si può individuare in un'altra chiesa molto importante per il nostro territorio, una delle più belle a mio avviso, la Basilica di San Piero a Grado. È stata costruita in varie fasi, o meglio è stata ricostruita secoli di distanza. La prima struttura è quella del V, VI o VII secolo, che è probabilmente l'adattamento di una struttura romana, probabilmente di una struttura portuale, un magazzino, adattata a chiesa, nel luogo dove, secondo la tradizione, San Pietro aveva celebrato la prima messa sul suolo italiano. È stata poi ampliata nell'VIII secolo, decesimo secolo, si costruisce la struttura che più o meno vediamo oggi, estremamente più grande rispetto a quella antica, che è stata poi ritrovata come scavo archeologico all'interno della basilica che vediamo oggi. Poi, a causa probabilmente di una piena dell'Arno, la facciata crolla, si ricostruisce nel XII secolo qualcosa di relativamente diverso, cioè non si ricostruisce la facciata, si accorcia la basilica e si costruisce al posto della facciata un'altra abside, proprio come in quella chiesa tedesca che abbiamo visto prima. La Basilica di San Pietro a Grado non ha una facciata, ma l'ingresso è dal lato lungo, proprio come nelle basiliche romane, se vogliamo, e ai limiti estremi abbiamo absidi. Questo si può spiegare in due modi. Una spiegazione da un punto di vista spirituale: c'è chi dice che l'abside che guarda verso occidente, noi stiamo vedendo in questo momento le tre absidi orientali, quindi dalla parte opposta, quell'abside è stata costruita per la celebrazione delle per celebrare i riti dedicati a San Pietro, mentre queste che vediamo noi rivolte verso Oriente erano quelle utilizzate per la celebrazione delle messe, tra virgolette, normali. In realtà la spiegazione è molto probabilmente più politica. C'è un forte richiamo alle chiese ottoniane germaniche. Pisa, città sempre fedelmente ghibellina, che appoggiava quindi l'imperatore, l'impero, vuole una basilica che si rifaccia alle chiese tedesche, una possibile spiegazione. Abbiamo anche in questo caso le tre navate, il soffitto a capriate, quattro absidi ed un ciclo importantissimo di affreschi che adesso andiamo a vedere. Volevo concentrare un attimo l'attenzione sulla presenza di questi archetti pensili che si ripetono per tutto il perimetro, e anche su, vediamo se lo vediamo, ecco, adesso qua vediamo meglio gli archetti pensili, l'innesto di bacini ceramici che sono andati perduti. Nella parte inferiore invece ci sono dei bacini ceramici, quelli che vediamo per oggi sono copie, gli originali sono all'interno del Museo di San Matteo per essere protetti e sono stati sostituiti da copie. Ecco una decorazione che era presente su moltissime chiese nella nostra città e nel nostro territorio. La decorazione con bacini ceramici si trova in questo periodo, nei primi secoli, diciamo così, del basso Medioevo, un po' in giro per l'Italia centrale, ma a Pisa era veramente una decorazione che si trovava quasi ovunque. Bacini ceramici, o ciotole in ceramica, che si importavano dal mondo islamico fino al XIII secolo, quando Pisa poi si appropria del know-how di produzione, si capisce la tecnica, si impara la tecnica della triplice cottura, quindi quella per l'argilla la prima, la seconda per il colore, la terza per l'invetriatura, e l'invetriatura serviva
in origine per proteggere questi contenitori, queste ciotole, dall'umidità e dal calore del cibo. Da noi invece serviva per proteggerle dalle intemperie, in quanto le utilizzavamo per decorazione di esterni, all'esterno delle nostre chiese. E vi dovrete immaginare le nostre chiese ricoperte magari di intonaco anche all'esterno, perché spesso avveniva. L'intonaco era parte della struttura, isolava dal caldo, dal freddo e dall'umido, non era solamente decorazione. E questi bacini ceramici sembravano come delle gemme incastonate intorno alla chiesa, intorno al campanile e così via. Tra l'altro, la collezione che abbiamo al Museo di San Matteo è una delle più importanti al mondo, come numero, se non altro, di bacini ceramici di origine islamica medievale. Eccolo l'interno di questa meravigliosa basilica. Sulla sinistra si vedono gli scavi archeologici con quest'abside. Che è l'abside della struttura originale. In realtà sono due absidi diverse attaccate l'una all'altra, quella più antica e quella più diciamo relativamente più nuova, ricostruita ad circa un secolo di distanza, poi affiancata da un'altra abside sulla destra, quando questo primo nucleo della chiesa è stato ampliato, ce n'è un'altra qua sotto il pavimento sulla sinistra, e poi nel X-XI secolo la costruzione di quello più o meno che vediamo oggi. E qua in fondo vediamo l'abside che guarda ad occidente. In realtà la basilica d'origine era più lunga su questo lato e finiva con una facciata. Sulla destra abbiamo un esempio chiarissimo di Biblia Pauperum. Vedete anche il pilastro qua sulla destra intonacato ed affrescato con immagini sacre, mentre sulla sinistra abbiamo parte di una parete, dopo ne vediamo una più completa, con la storia dei santi Paolo e Pietro. Ed in basso si vedono le colonne, tutte colonne di reimpiego, colonne romane, capitelli romani di vari periodi, di vari stili. C'è all'interno della chiesa anche un capitello di origine siriana. Ecco qua un'altra veduta. Questo vi volevo far capire. Allora, vedete che qui c'è una parete che è pietra vista. Si è pensato a lungo che queste fossero le nostre chiese romaniche. Abbiamo distrutto interi cicli di affreschi fino agli anni 20 del Novecento, pensando di riportare all'originale queste chiese togliendo gli intonaci che erano stati messi magari nel Settecento e così via. In realtà questi intonaci spesso nascondevano cicli di affreschi medievali che erano semplicemente stati coperti da intonaci o da mano di tintura, perché magari danneggiati o comunque ormai desueti. Ci fa pensare che anche questa parte qua nuda fosse affrescata perché, allora, ecco quello che viene rappresentato in questo ciclo di affreschi. Nella parte mediana e con, diciamo così, episodi più grandi, la vita dei santi che vi dicevo prima. Nella parte più in basso, ritratti di papi. Ed è il ciclo più antico di ritratti di papi che ci sia arrivati. Siamo nel 1300, siamo in occasione del primo giubileo, l'anno 1300, appunto, voluto da Papa Bonifacio VIII, della famiglia dei Catani, Gatani, Gaetani, come li volete chiamare, una famiglia di origine longobarda, molto importante per Pisa, che ha espresso addirittura un papa. E la famiglia Catani aveva il patronato della Basilica di San Piero a Grado, quindi in occasione del giubileo detto dal proprio Papa, diciamo così, si chiama Deodato Orlandi, artista lucchese del periodo, e gli si fanno realizzare questo ciclo di affreschi. C'era un altro ciclo di affreschi che rappresentava il ritratto di Papa, si trovava a Roma, in San Paolo, fuori alle mura, ma è andato distrutto a causa di un incendio, quello che vediamo oggi. È moderno, ottocentesco, quindi quello che abbiamo noi a Pisa è il più antico che ci arrivi. Ma il numero non torna, se si considera il numero dei papi da San Pietro fino a Bonifacio VIII, mancano tantissimi papi che non sono presenti contando quelli che vediamo. Ecco che quindi questa parete qua nuda in realtà doveva essere intonacata e rappresentare altre storie e altri ritratti di papi, probabilmente. E il numero tornerebbe includendo però anche gli antipapi. San Piero a Grado è stato di stimolo, diciamo così, ha dato l'avvio alla costruzione in stile fortemente ispirato alla basilica ad altre chiese in città. Qui vediamo quel che resta dell'originale Santa Cristina, che si trova su Lungarni, vicinissima a Palazzo Blu. L'originale chiesa del X-XII secolo, quello che vediamo appunto è l'abside, si vedono benissimo gli archetti pensili,
gli oculi, le losanghe lavorate a scalini, e si vedono anche queste monofore nella parte bassa che vi danno un'idea di come è cresciuto il livello di calpestio su Lungarno. Parliamo di metri, perché queste monofore erano metri più in alto di quello che vediamo oggi. Questo è il retro di Sant'Andrea fuori Sportano, XI-XII secolo. Guardate, archetti pensili di nuovo e i bacini. Tantissimi bacini, qua hanno scelto il colore verde e blu principalmente. E poi San Sisto in Corte Vecchia. Questa è una chiesa molto importante per Pisa, aveva un ruolo anche civico. Le chiese erano un po' tutte piazze coperte, però San Sisto, tra l'altro dedicato a un santo molto importante, perché San Sisto si celebrava il 6 di agosto, quando la flotta pisana, se veniva coinvolta in una battaglia navale, vinceva sempre la mano del santo lì a proteggere la flotta. Peccato che poi San Sisto abbia presentato il conto. 6 agosto 1284, la battaglia della Meloria, la flotta pisana è stata completamente distrutta dalla flotta genovese, finisce l'egemonia di Pisa sul mare, inizia un periodo di declino, Pisa resta indipendente fino al 1406, con la prima conquista fiorentina, ma sicuramente la sua importanza diminuisce notevolmente, sia politica che economica. Però al santo era stata dedicata già questa chiesa. Tra l'altro si diceva che San Sisto fosse il santo patrono di Pisa prima di San Ranieri, e che con la sconfitta della Meloria i pisani abbiano licenziato San Sisto e sia arrivato a San Ranieri come nuovo santo patrono. In realtà non è assolutamente così. San Sisto è un santo molto importante, ma la santa patrona di Pisa era la Vergine Maria, così come per tantissime altre città. Ruolo civico, dicevo, perché qui si tenevano adunanze pubbliche, politiche, molto importanti. La chiesa è costruita vicinissimo al Palazzo del Potere della Repubblica Pisana, il Palazzo degli Anziani, che sorge qua vicinissimo in quella che oggi si chiama la Piazza dei Cavalieri. All'interno della chiesa, per ricordare questo ruolo, sono state esposte anche delle bandiere che rappresentano i quartieri della Pisa medievale, quindi non i quartieri che conosciamo oggi, ma i quartieri originali, che erano tre sul lato nord del fiume Arno ed uno sul lato sud, il quartiere di Chinzica, il quartiere arabo. Quindi questa presenza di immigrazione dal Mediterraneo già fortissima nel Medioevo. Qui vediamo un particolare dei bacini ceramici della facciata, della parte superiore della facciata della chiesa. Vediamo anche un archetto che si trova su uno dei portali della parte inferiore della facciata, perché anche la chiesa di San Sisto ha tre porte nel registro inferiore della facciata. E guardate, quest'arco tende a chiudersi alla base. Sembra anche questo un richiamo al gusto arabo. E qui c'è una foto dell'interno con le capriate, che non sono quelli originali, però con colori e decorazioni come dovevano essere probabilmente simili a quelle che erano le originali. E queste mura spoglie, un impoverimento portato da quest'idea, di questa falsa idea del Medioevo che abbiamo avuto fino all'inizio del Novecento, che ha portato anche alla distruzione delle decorazioni barocche che erano state aggiunte, appunto, cosa che succede anche in moltissime altre chiese e non solamente pisane. Volevo accennare anche ad alcune delle pievi del territorio. Iniziamo quindi questo giro di alcune delle pievi, quelle più importanti. La pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao di Calci è chiarissimo richiamo al romanico pisano, anche qua l'arcata cieca nella parte bassa della facciata, con un richiamo alla bicromia, soprattutto invece nel registro alto. Le losanghe, questa facciata asimmetrica sulla sinistra, vedete, è più ampia, probabilmente per permettere l'ingresso al fonte battesimale che poi vedremo. Probabilmente questa pieve è stata voluta da Dagoberto Lanfranchi, non è sicuro, ma il Lanfranchi in questo a Calci aveva molte, molte proprietà, e sarebbe
quell'arcivescovo che è stato il secondo patriarca di Gerusalemme. La quintestazione a Sant'Ermolao del 1110, quando arrivano qua a Calci le reliquie del santo e sono ancora oggi esposte qui dentro una cappella a lui dedicata, un braccio ed una mano. Anche qui c'è l'utilizzo di materiale preesistente, soprattutto della chiesa preesistente. Poi vi faccio vedere un esempio. Qui ci sono allora alcuni particolari. In basso c'è il fronte del fonte battesimale di Piduino, XII secolo, monolitico, meraviglioso, è proprio un unico blocco di pietra scavato, lavorato proprio con gli scalini, perché è pensato per il rito del battesimo di immersione. E c'è questa strana rappresentazione qui in basso, questa piccola figura al centro, una rappresentazione antropomorfa del fiume Giordano, dove si vede questo personaggio che rovescia l'acqua da un contenitore. Da questo contenitore nasce il fiume dove è stato battezzato il Cristo. Mentre in alto abbiamo sulla sinistra un pezzo di reimpiego di una chiesa preesistente, con questo fregio meraviglioso, e sulla sinistra si vede rappresentato un pellicano che è ingrandito qua sulla destra. Ecco di nuovo la Bibbia Pauperum, anche in scultura, la Bibbia dei poveri, la Bibbia del popolo, si leggeva attraverso le immagini. Il pellicano era il simbolo dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il pellicano si pensava che nutrisse i propri piccoli strappando pezzi di carne dal proprio corpo. Quindi un simbolo perfetto per l'Eucaristia. Non c'era Quark, non c'era National Geographic. Quindi non si sapeva che aveva il pesce nel becco, era un simbolo perfetto. Altra pieve meravigliosa, Santa Maria e San Giovanni a Vico Pisano. Sono state individuate per la costruzione di queste pievi, di questa pieve, delle maestranze pisane, di nuovo le archicieche, le losanghe, le lesene, materiale locale, i tre portali nella parte inferiore della facciata, la bifora nella parte superiore, per tutta la lunghezza della fiancata sulla sinistra abbiamo degli archetti pensili, anche questi arricchiti con figure zoomorfe e antropomorfe. Sulla parte in basso invece sono ancora visibili delle iscrizioni funebri, proprio come intorno alla cattedrale di Pisa. Vicino alle chiese c'erano le zone cimiteriali. E ci sono ancora delle testimonianze di questo con delle iscrizioni ben visibili. Eccolo l'interno, anche questo molto semplificato in tempi relativamente recenti, ma doveva essere molto molto più ricco nel passato. Anche qui ci sono colonne e capitelli di reimpiego, si vede il soffitto a capriate e sulla destra abbiamo un frammento degli affreschi che sono stati ritrovati, affreschi del XIII secolo, che sono stati ritrovati sulle pareti sotto strati di intonaco. La Bibbia Pauperum in questo caso non è stata distrutta completamente, ma è stata nascosta dal nuovo intonaco. Perché si faceva questo? Un po' perché magari andavano danneggiati gli affreschi medievali, ma anche perché se l'affresco, in questo caso, si leggeva come un libro, sapete che il nostro linguaggio è in continua evoluzione. Se noi prendiamo un libro del 700 e lo leggiamo, probabilmente ci capiamo ben poco. Sembra una lingua molto diversa dalla nostra. Lo stesso accadeva anche per quello che noi oggi consideriamo solamente un'espressione artistica, che in realtà era un testo da leggere. Quel linguaggio poteva diventare desueto, poteva diventare antico, doveva essere continuamente rinnovato. E ci sono stati dei periodi storici di grandissima innovazione, come ad esempio il Rinascimento, e poi di nuovo altri movimenti artistici che sono collegati a nuovi tipi di culture più moderne. E quindi ciò che è antico deve essere in qualche modo aggiornato oppure obliterato e sostituito con qualcosa di completamente diverso, ma appunto più contemporaneo e comprensibile. Una delle opere più importanti all'interno, se proprio vogliamo fare un parere, all'interno della pieve di Vico Pisano è la deposizione dalla croce in scultura in legno del XIII secolo. Allora, questa è una cosa tipica della Toscana ed in particolare proprio delle terre di Pisa. All'interno delle terre di Pisa ne troviamo altre tre ben conservate.
e sono quella di Volterra e quella di San Miniato. Per quanto riguarda Vico Pisano, è quella che è più ricca di personaggi. Qua sono ad esempio presenti anche gli angioletti in alto che invece mancano nelle altre. Poi ne vedremo un'altra più avanti. L'ispirazione di questo gusto di rappresentazione della deposizione in scultura viene molto probabilmente dal Cristo Borgognone, che oggi è all'interno del Museo di San Matteo, ma che era all'interno della cattedrale di Pisa, un enorme Cristo in legno, arte borgognona, che viene però dalla Terra Santa, dove sono stati i francesi con i loro francescani, dove sono arrivati i pisani. Hanno preso questa enorme scultura, l'hanno portata a Pisa e questo ha dato l'avvio a qualcosa di nuovo. Si è pensato a lungo che quel Cristo fosse una semplice, tra virgolette, crocifissione. Con i restauri si sono resi conto che invece faceva parte di una deposizione dalla croce, che è stato l'avvio, molto probabilmente, per questa serie di altre deposizioni che si sono diffuse nel nostro territorio. Sant'Ippolito e San Cassiano, a San Casciano, qua il richiamo alla cattedrale, ma anche al romanico pisano in generale, è molto chiaro. La pietra chiara, l'arcata cieca, le losanghe sotto l'arcata cieca, la tarsia marmorea, la bifora nella parte in alto, i tre portali sormontati in questo caso da degli architravi meravigliosi realizzati da Beduino e dalla sua scuola. Qui sugli angoli estremi della facciata abbiamo due leoni, un leone che schiaccia, che punisce, che aggredisce l'essere umano, un leone che lo protegge. La figura ed il ruolo del Cristo, che può essere protettore, ma anche punire il peccatore. Quindi tutto simbolico, tutto parte di un alfabeto di segni. Eccolo qua l'ingrandimento dell'architrave che rappresenta, di Beduino, il 1180, che rappresenta l'entrata del Cristo a Gerusalemme. Vi dovete immaginare anche questa architrave con l'iscrizione che sta sopra, colorata e dorata, come era nello stile dell'epoca. In basso invece abbiamo il fonte battesimale, probabilmente dell'XI secolo, che si trova all'interno della pieve e anche in questo caso è monolitico. Ecco, un altro ruolo importante delle pievi: avevano il fonte battesimale all'interno, le altre chiese no. La nascita dei battisteri, chiedo scusa, è dovuta anche a questo. Si entrava in chiesa se non c'era celebrazione in qualsiasi momento, se c'era celebrazione entravano solamente i battezzati. Quindi fino a quando non si era battezzati non si accedeva alla chiesa se c'era la celebrazione, tranne che nelle pievi, dove invece il fonte battesimale era all'interno e quindi per il rito del battesimo aveva luogo all'interno della pieve stessa. San Giovanni e Santa Maria Assunta, a Cascina, VIII, XI secolo e poi il rifacimento in XII, XIII. Ecco di nuovo l'arcata cieca, i tre portali, le losanghe sotto l'arcata cieca, il richiamo alla dicromia con questi conci di pietra intorno alle losanghe, la bifora nella parte alta della facciata, innestata dentro altri archi ciechi che sono un richiamo al vero loggiato invece della facciata della cattedrale pisana. All'interno le tre navate separate da colonne e capitelli sormontati da archi suddivisi ovviamente da pilastri. In questo caso il soffitto non è a capriate ma a cassettoni, ma non è quello originale. Anche all'interno di questa pieve sono state ritrovate tracce di affresco. Tra l'altro, vicino c'è anche l'oratorio di San Giovanni, dove invece il ciclo di affreschi trecenteschi è perfettamente conservato. San Verano a Peccioli, andiamo sempre più nell'entroterra, XI secolo, di nuovo il richiamo è chiarissimo con le arcate cieche, le losanghe, gli archetti pensili, il campanile, che in questo caso non si vede, in realtà non è originale, ma è un campanile ottocentesco, della fine dell'Ottocento, realizzato in stile eclettico ed è caratteristico proprio, diciamo così, dello skyline di Peccioli. All'interno, ecco l'interno molto rimaneggiato della pieve, all'interno della Cappella dell'Assunta è stato realizzato un piccolo museo, piccolo ma molto ricco ed interessante,
Museo di Arte Sacra, che fa parte del ciclo del polo museale di Peccioli. Arriviamo proprio all'estremo delle terre di Pisa, nel cuore della Toscana, con la cattedrale di Santa Maria Assunta a Volterra, ma vedremo poi altri edifici di Volterra, scusate, che si rifanno al romanico pisano. La cattedrale dell'XI-XII secolo, rifatta, rimaneggiata nel XIV secolo, molto rimaneggiata all'interno nei secoli poi che seguono, sono state individuate maestranze pisane e lucchesi. Ecco gli elementi del romanico pisano. L'arcata cieca qua nella parte inferiore, queste due arcate su entrambi i lati della porta centrale, le arcate cieche si ripetono per tutta la lunghezza della fiancata a destra, gli archetti sospesi, anche questi ripetuti sulla fiancata destra, e queste arcate cieche in alto che ricordano invece il loggiato della cattedrale di Pisa. In questo caso il soffitto ligneo non è quello originale, ma è meraviglioso, anche in questo caso qui. Siamo nel tardo Cinquecento, è un soffitto che rappresenta un paradiso tutto volterrano. Al centro del soffitto c'è lo Spirito Santo, di nuovo il linguaggio dei simboli, la colomba bianca con i raggi di luce, tutto circondato da busti di santi, e sono tutti santi volterrani. E proprio entrando in cattedrale, alle lettere cubitali sulla propria testa, c'è l'iscrizione Volteranorum Religiosa Liberalitate, che in poche parole significa tutto quello che vedete qua è stato fatto da e per i volterrani. Uno schiaffo in faccia ai granduchi fiorentini quando venivano in visita in cattedrale. Ovviamente qui però si vede anche, proprio sopra l'Arco di Trionfo, vicino all'altare maggiore, si vede lo stemma della famiglia Medici, perché questa concessione doveva essere ovviamente fatta. La dicromia all'interno è ottocentesca, non è originale. Sono stati fatti notevoli, veramente importanti e bellissimi lavori di restauro proprio negli anni passati. È stata riaperta al pubblico la cattedrale lo scorso anno, rinnovata in tutto. Ci sono molti elementi anche nuovi in alabastro, anche il rivestimento dell'altare maggiore, e è diventata veramente più bella di prima, se possibile. Ed è uno scrigno di opere d'arte. Qui sulla destra abbiamo una Madonna col Bambino del Valdambrino, la Madonna dei Chierici o del Bardialla. Siamo agli inizi del XV secolo. Quest'artista ha lavorato tantissimo nelle terre di Pisa. Di origine senese, ha lasciato opere d'arte da Palai a Pisa, a Volterra. Nel Museo di San Matteo ci sono varie sculture realizzate da lui. E qui c'è una particolare del pulpito di Volterra, sono delle formelle del XII secolo, messe insieme poi più tardi, nel XVI secolo, e rappresentano in questo caso, di nuovo, la Bibbia Pauperum, si vede qua, realizzata da un amico, si vede l'ultima cena. Come facevano le persone a capire che era l'ultima cena? Contavano i personaggi, vedevano che era a tavola, si capiva chiaramente, si individuava immediatamente chi era il Cristo, perché è quello seduto a capotavola in posizione diversa, ha come dimensioni la testa leggermente più grande rispetto agli altri, è l'unico che ha l'aureola, anche se in questo caso è coperta dall'ombra, si riconosce chi è San Giovanni, che era il più giovane, fa questo gesto di affetto, appoggia la testa sulla spalla del Cristo, si riconosce chi è Giuda, colui che tradirà, perché dietro di lui c'è questo mostro, questo essere demoniaco che lo porterà al tradimento. Quindi piccoli elementi che aiutavano a ricostruire tutta la situazione. Anche in questo caso la doratura e la policromia in origine. E sulla destra l'altra deposizione della croce, a cui accennavo prima, questa di Volterra, XIII secolo, probabilmente 1228, è molto importante invece per la policromia che ha mantenuto, è proprio un accenno al gusto medievale. La croce, la parte centrale della croce, era ricoperta di una foglia d'argento, c'è ancora traccia di argento, ma si è ossidato con il tempo. Effetti scenici, vi dovete immaginare la luce delle candele, delle torce riflesse da questa foglia d'argento, faceva sembrare il corpo del Cristo quasi sospeso nella penombra della cattedrale.
Tra l'altro, questa deposizione si trova vicinissimo a quella che oggi è una stanzetta di ripostiglio, realizzata nei rimaneggiamenti cinquecenteschi della cattedrale, perché la parte del transetto era un ambiente unico, poi separato in più cappelle, ciascuna dedicata a un santo, ad un evento sacro, e una piccola parte invece è risultata come un ambiente di sgombero, quindi la cereria dove si tenevano i ceri. Quindi cosa hanno fatto? Hanno ridecorato tutta la cattedrale, hanno distrutto gli affreschi che ricoprivano le pareti, sostituiti con qualcosa di più moderno, ma all'interno di questo spazio, non essendo aperto al pubblico, ma essendo appunto un ripostiglio, gli affreschi sono stati semplicemente imbiancati e sono stati ritrovati. E purtroppo non c'è accesso, ma è un piccolo gioiello all'interno del gioiello che è la cattedrale stessa. Altri esempi di strutture fortemente ispirate al romanico pisano: il battistero di Volterra con la bicromia in facciata, la chiesa di San Michele del XIII secolo, di nuovo la bicromia, l'arcata cieca, e guardate nella parte superiore abbiamo di nuovo l'arcata cieca, dove però all'interno di questi archi laterali non c'è una parete piatta, ma sembra quasi formare un'esedra. E su tutto il fianco destro ci sono archetti pensili, anche qui arricchiti, purtroppo sono rimasti pochi esempi, con volti umani e decorazioni antropomorfe. E poi ancora quello che resta della chiesa, dell'abbazia dei Santi Giusto e Clemente, XI-XII secolo, richiamo alla dicromia, nella zona dell'abside dove stava l'altare. Ci sono dei disegni che rappresentano la navata centrale della chiesa, dove sopra gli archi che separavano la navata centrale da quelli laterali c'è il richiamo di nuovo alla dicromia. E sulla destra quel che resta della chiesa di Santo Stefano del XII secolo, ormai quasi completamente perduta, resta solamente questa fiancata, dove sulla destra vedete questa losanga innestata all'interno di un'arcata cieca, della quale si intravede ancora la dicromia qui sulla destra, mentre sulla sinistra ce n'è una quasi completa. E questo è quello che resta di romanico pisano nel territorio volterrano. Tiziana, non so che ore abbiamo fatto. Allora, Vincenzo, sono le 4:03. Ok, allora un'ultimissima cosa, perché anche se non è romanico pisano, ma è romanico e tipico di Pisa, volevo fare un velocissimo accenno a ciò che era qualcosa di tipico nella nostra città, ma di utilizzo civile, di abitazione privata, le case torri, di cui veramente il nostro centro storico è pieno, sono ovunque, basta fare attenzione, girare lo sguardo e si trovano questi enormi archi in pietra che fuoriescono dagli intonaci moderni. Sono le tracce delle case torri di Pisa, dove non si potevano avere delle strutture in pietra piena, se non in quello che era il cuore della Pisa alto medievale, dove la situazione era diversa, leggermente più alta sul livello del mare e il terreno, geologicamente parlando, un pochino più consistente, ma altrimenti si dovevano svuotare queste strutture e poi si riempivano questi grandi enormi archi, poi il principio del cemento armato, questi archi enormi che poi si riempivano con mattoni o legno, quindi si rendeva la struttura molto più leggera. Restava il problema delle fondamenta, in una città che dove basta scavare qualche metro e si trova l'acqua, si usavano probabilmente le centine che si utilizzavano per costruire gli scafi delle navi, si rovesciavano nel terreno e si costruivano degli archi rovesciati a collegare i pilastri. E queste erano le case torri tipiche della nostra città. Quindi anche nelle strutture private, ovviamente qui parliamo di famiglie di un certo livello economico, si potevano permettere queste strutture solamente queste famiglie, raggiungevano i 30-40 metri di altezza, erano svettanti, ce n'erano a centinaia in città. Il colpo d'occhio era quello di una Manhattan del Medioevo. Questa era la nostra Pisa, appunto, una città che dava un impatto visivo immediato a chi entrava, con le sue torri spesso intonacate e colorate, non così piatte, con strutture aggettanti in legno ovviamente, e con le sue chiese ricoperte di marmo, abbellite di bacini ceramici, e dove si trovava ovunque un busto
che lasciava attoniti perché era composto da elementi che provenivano da mondi distanti, da culture completamente diverse, come si vede anche in questi archi a sesto acuto, che non sono gotici, ma di nuovo li richiamo arabo. Mi fermo qua.